Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi sto registrando il video il 14 giugno sera. Sono abbastanza stremato da aver provato ben tre JRPG, o meglio due, e adesso sto andando a provare il terzo, perché come al solito decidono di farli uscire tutti insieme. E quindi, boh. Intanto questi sono i contenuti scaricabili che sono attivi, ovvero la difficoltà sicuro, che è un DLC gratuito che si compra dallo store, mentre due set di tesori sacri sono parte del, diciamo, contenuto bonus all'interno della confezione con il pre-order di Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Infatti, adesso andiamo a provarlo. Diciamo che non mi dispiace affatto. O meglio, era tempo che attendevo un Shin Megami Tensei, perché avevo preso un bel po' di tempo fa il 3 Nocturne e poi in realtà non ci avevo mai giocato. Infatti ho fatto da poco il video per parlarne, perché l'avevo lasciato completamente in disparte, e anche per il fatto che stranamente non hanno mai fatto un upgrade per PS5, a differenza di altri JRPG che l'hanno ricevuto nel corso appunto degli anni. Però invece Shin Megami Tensei 5 Vengeance, che continuo a dire Vengeance in più proprio perché non è il 5 che era uscito nel 2021 per Switch, ma è una nuova versione che è uscita oggi anche per Switch, che contiene una storyline nuova che tra l'altro ha tipo un'ottantina di ore di gioco, quindi è tanta tanta roba. Oltre ai contenuti che erano già presenti nell'edizione standard, che era un bel po' di roba, e poi purtroppo c'è sempre qualche DLC extra, ma sono cose più che altro per potenziare i personaggi sin da subito e dei costumi strani. L'unica cosa è che ci sono due missioni che mi sembra che costino 8 euro l'una, che però sono da fare verso, da quello che ho capito, verso metà fine gioco, quindi posso volendo prenderli anche dopo. Qua vediamo un po' le varie impostazioni. Le voci le mettiamo in giapponese. Non è che ci siano particolari, diciamo, funzioni extra per avere la versione PS5. Diciamo che è sicuramente una risoluzione più alta, però a parte magari i caricamenti un po' più veloci, non c'è grosse differenze in confronto ad altre versioni. Però diciamo che mi fa piacere che sia arrivato anche su Play, perché appunto per 3 anni è stata un'esclusiva Switch, ma adesso c'è anche per PlayStation 5, e nonostante tecnicamente non abbiano rifatto da zero il gioco, ma abbiano semplicemente rispolverato un pochettino quello che avevamo già visto, meglio che la gente aveva già visto e giocato, perché io invece non ho fatto praticamente nulla. Devo dire quindi che per me è completamente una novità in cui andrò a immergermi piano piano. Infatti io sono più propenso adesso a giocare a Monster Hunter Stories HD, perché rientra maggiormente nel mood in cui diciamo voglio giocare, ed è anche una cosa per cui appunto io giocherò a modalità sicura, che
in confronto ad altre versioni è ancora più basso del facile e francamente non mi ci voglio stressare, anche perché già riprovando un pochettino Shin Megami Tensei 3 avevo visto quanto era vecchio stile. Non credo che in realtà il 5 l'abbiano snellito più di tanto, proprio perché lo stile di gioco è quello. E è anche uno dei motivi per cui mi interessa, però non voglio stare a grindare decine e decine di ore. Infatti, anche i vecchi Persona, in confronto già al 4 e al 5, richiedevano un grinding notevolmente superiore. Non bisogna solo fare le scelte nel miglior modo possibile se volevi fare tutto, che era anche molto difficile, diciamo in una storia, senza contare che poi il gioco in sé ha anche diversi finali e, come dicevo, c'è la possibilità di scegliere, dovrebbe dartela già all'inizio, una nuova storyline che è proprio un percorso a parte, molto diverso da quello base, però io non avendo giocato neanche al base. Da quello che ho letto, intanto, se uno vuole fare i trofei o comunque vuole viversi la storia completa, deve rigiocare più volte il gioco e c'è appunto bisogno di scegliere entrambe le versioni. Per questo pensavo nella mia prima run di giocare il gioco base e poi giocare la versione, per così dire, migliorata, che in realtà non è neanche il termine giusto, perché il Vengeance è appunto un nuovo percorso e andremo a scoprirlo, cioè molto più avanti. Non credo neanche che farò un video, perché non ha molto senso, anche perché quando riuscirò a metterci le mani sopra si tratterà di mesi e mesi. Già adesso, se entro fine mese finisco Monster Hunter Stories HD e poi anche il 2, è tanta roba. L'unica cosa è che appunto i Monster Hunter sono per PS4, questo invece è per PS5 e posso quindi alternare le due console. Non insieme, perché appunto non posso giocare entrambe le cose in contemporanea, però almeno se gioco tante ore al giorno posso passare da un gioco all'altro senza fondere la console, come invece capitava ai tempi in cui giocavo solo alla PS4, perché d'estate paradossalmente gioco molto di più, perché finché è tipo primavera o anche le giornate d'inverno che non piove, va in giro, d'estate, soprattutto quando fa quel caldo torrido, adesso c'è più che altro umidità, è pesante andare in giro, non ce n'ho voglia, preferisco starmene a casa e giocare al fresco, bevendo e mangiando. Sono molto nerd, sono molto otaku, da questo lato. Perciò appunto io diciamo che preferisco godermeli con calma, perciò la difficoltà bassa, il fatto di iniziare con la storia base, anche perché è quella su cui poi la modalità Vengeance, la nuova storia, va a proporre un'altra soluzione narrativa, però se non abbiamo visto quello che è, per così dire, già successo, è un po' particolare. Ci sono quattro finali, no, scusa, quattro finali per la versione Creation e due per il Vengeance. Da quello che ho capito, bisogna non prendergli la mano.
andiamo un attimo a ricontrollare. Tanto per platinarlo bisogna fare anche una cosa particolare con la difficoltà. Quindi se non gli prendi la mano, giochi la versione normale. Prendendogli la mano alla ragazza, giochi la nuova storia. Effettivamente, appunto, non avendolo mai fatto, chi magari ha già giocato la precedente versione su Switch e quindi lo ha ricomprato o su PlayStation o su Switch, può magari partire già dall'altra. Però sarebbe meglio anche farle in sequenza, così appunto da avere poi ok, te lo spiega dopo. Ok, se lo spiegavi prima e infatti ho scelto il canone della creazione. Sì. Ah, ok, posso decidere di nuovo in realtà, però mi fai tutta la scenetta e poi me lo dici dopo che, ah sì, questo conta, è tipo una delle scelte principali del gioco. 先日配布された端末にまだ登録をしていない者がいるようだ。 Senza contare che adesso, come anche un po' il 3, all'inizio ha quell'ambientazione scolastica che potrebbe farlo sembrare tipo persona per i neofiti che non conoscono Shin Megami Tensei, ma invece poco dopo andrà a deragliare diventando l'avevo messo Dante perché era appunto. Mettiamo Sakamoto. E ho giocato a Rise of the Ronin e Ryoma Sakamoto. È sempre un gran personaggio. それからもう一つ、La parte 最近scolastica 物騒だから、dura poco, anche se l'intro, 必ず集団で寮まseでè come 帰るんだ quello ぞ。del 3, durerà un bel po'. ホームルーム終わるE ぞ。diciamo che effettivamente, ripeto, le similitudini ありがとうございます。con Persona, che in realtà è uno spin-off di Shin Megami Tensei, si fermano principalmente all'inizio con l'ambientazione scolastica, a dei poteri che ti portano a vivere un'avventura molto surreale. Ma nei Shin Megami Tensei c'è, chiamiamola, l'Apocalisse e quindi la razza umana e il mondo che conosciamo viene spazzato via molto presto e sostituito da qualcosa che in questo quinto capitolo è molto, ma molto più, diciamo, post-apocalittico. Vediamo che il fatto è che puoi salvare quando vuoi, questa è una gran cosa. ねえ、ちょっと。Ok. E qua comunque è tutto 3D, possiamo ruotare un po' la telecamera. La grafica non è nulla di eccezionale, considerando che è un gioco di 3 anni fa della Switch, però è godibile. Diciamo che ha questi escamotage per decontestualizzare i personaggi secondari, invece di farli, diciamo,
low budget, li fa proprio con la faccia informe, non hanno gli occhi, sono proprio personaggi casual, quasi come fossero dei manichini, perché sono studentessa C e studente C che parlano, non hanno neanche un nome vero e proprio, sono comparse della vita che poi ti vai a dimenticare. Na. Ah. Quindi quelli saranno probabilmente dei personaggi che hanno appunto un nome, incontreremo più avanti. Ok, già mi spiega un po' di più sul movimento, sulle varie cose da fare. Nani kana? Ok. Yo, kimi wa hitori ka? Ok, ne hanno parlato appunto prima. E Ima shudan gekko ga ha suishou quegli sarete occhi iru da daro? psicopatico con gli Yokatta ra occhiali bokuto che kaerenai ka? naturalmente i personaggi li abbiamo visti nei filmati. Ecco, questa delle scelte fatte così non mi piace. Perché stavo vedendo un po'. Dai, sì. Andiamo, ma più che altro perché ti fa quell'effetto sfocato e poi devi scegliere per scoprire qual è il pensiero. È carino, ma un po' strano. Sì, hanno tutti gli occhi da pazzi. Bello Konnichiwa, senpai. vedere tra il parlato giapponese e la traduzione italiana come c'è un Miyasa-chan, distacco, kare to shiriai nano? perché ha usato una forma davvero formale per parlare, Boku to visto che Miyasa è ga uno issho ni studente, irutoki, diciamo, kare to nan doka di grado hatta superiore, koto. So nan desu, e Tao senpai. in italiano non Sokka. rende. いつも一緒にいてくれるお兄ちゃんがいて安心だね。あ、はい。僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。その通りだね。それじゃあみんなで帰りましょう。Hanno delle uniformi davvero strane con quei fiori. Ah, c'è ancora la mappa fatta così? Ah, non me lo ricordavo io, probabilmente è uno stigma, diciamo, della serie, se l'hanno riutilizzato anche nel 5. Anche perché Shin Megami Tensei li avevo giocati molto su PS2, ma anche quelli, alcuni mi sa che erano degli spin-off, quelli tipo nell'era Meiji. E poi c'era quello futuristico da cui hanno fatto Soul Hackers, che è appunto stato riproposto anche su PlayStation 5, ne avevo parlato in un altro video. Qua possiamo parlare con la gente, quindi bisogna prestare un po' di diciamo occhio a quello che si fa, perché bisogna capire dove andare, bisogna stare attenti nei dialoghi per gestire poi questa mappa. Ma da quello che ho visto, poi più avanti c'è un po' di movimento, diciamo 3D, anche se non si possono considerare open map,
そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか？最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか。なんといっても君は。Non si passa di lì. Però è particolare come stile, che tutti gli altri siano tipo censurati, senza volto, mentre solo i nostri amici barra personaggi importanti hanno una faccia. C'è un bel po' di gente con cui parlare. Ok. Tipico pensiero quando c'è tipo una strage. Trovi la strage in stazione? No, farò tardi, caro. Che sfiga. Ecco, questo è molto realistico purtroppo. La gente che non si fa i cazzi suoi e mette le cose online, di tragedie. Ah, carino che ti segna in modo interattivo quelli a cui hai già parlato e gli altri invece a cui non l'hai fatto. Senpai, さっきお兄ちゃんが戻ってきたんですが、電話をしながら駅の、そしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところで、あの先輩、お兄ちゃんいつも私だけ心配されてるけど、ありがとうございます。私はもう少しここで。Grazie per farmi fare le cose al posto tuo. Ah, la minimappa così non mi dispiace, anche se poi in certi giochi, cioè, in senso, Monster Hunter Stories HD ce l'hai in alto a destra, il 2 ce l'hai invece in basso a destra, questo invece ce l'hai in basso a sinistra. Ogni gioco c'ha una mappa messa in un punto diverso, una cosa diversa. Ok. Ok. Andiamo alla galleria. Vediamo se parte un tutorial di battaglia. このトンネルのあたりで化け物を見たという噂があります。Anche perché noi dovremmo poi trasformarci. Ah, ecco da Zai di cui parlavano prima in classe. Ok, è un imbecille. 奥は暗いです。なんかやばそう。Perché è così basso?
奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。E qui davvero la gente che non si fa i cazzi propri. Facciamo i finti Ghost Hunter. Beh, comunque è un po' più veloce come struttura di del 3. Il 4 non l'ho mai giocato e non mi sa che non ce l'ho mai anche avuto. Perché poi ho scoperto che era per il DS. Diciamo che qui almeno sono successi degli eventi un pochettino più veloci, con dei filmati. E è già successo tutto. Invece nel 3 bisognava esplorare la città, esplorare l'ospedale, un botto di dialoghi lunghissimi. ある時一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。Bello perché ricrea un po' 知恵の実を食べる。Il Vecchio Testamento, però con cose anche di altre religioni. 再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を。Il design poi di certi mostri dei dungeon di alcune sequenze è tanto surreale, è bello, è uno stile che Atlus aveva appunto da un bel po' di tempo, dai tempi anche proprio dei primi Megami Tensei. E poi c'è Shin Megami Tensei. Ok, non c'è ancora la trasformazione, però siamo già in una versione un po' più post-apocalittica. Nan という事か。この地に人間が紛れ込むとは。ここは人間の立ち入って良い場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。non so se fidarmi molto。本当の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。口を閉じ暴れぬようにしろ。安全な場所でお前を搬送する。perché sento l'inculata proprio arrivare da dentro。E così comunque si scatena la guerra tra angeli e demoni e l'umanità in mezzo. Ci sta, sarebbe un bel episodio di Supernatural, solo che i fratelli Winchester vincerebbero senza troppe difficoltà anche il Super Satana e l'Ultra Angelo, quindi...
Tocca a noi invece combattere e cercare di sopravvivere. Però almeno un po' di espressività, non parla, perché comunque è un classico personaggio da JRPG che non parla, che non ha emozioni proprie se non nel contesto in cui si trova. Facciamo anche un salva. Bello, mi piace, ecco, ad esempio questo, il poter salvare quando vuoi, mi piace un sacco. Perché ad esempio in Megami Tensei 3, quando fai il salvataggio quando vuoi, è un salvataggio di interruzione. Puoi salvare liberamente solo nei punti di salvataggio fissi. Se no lo fai per interrompere il gioco e chiudere. Il design è molto surreale e un po' sadomaso. E ci sta. E ripeto, riprende appieno il concept dei giochi Atlus. 確認。 死にたくなければ手を取れ。 E non so se queste scelte contribuiscono alla scelta oppure no. Che quello che leggo bisogna più che altro fare delle serie di missioni particolari e poi fare delle scelte verso il finale. Ed eccoci trasformati nel super demone. Anche perché quasi sempre in Megami Tensei siamo, chiamiamolo, un demone che però agisce per in modo neutro, diciamo. Poi gli incantesimi e alcune creature che si incontrano nel gioco sono le stesse che vediamo anche appunto in Persona e in altri giochi della Atlus. È un po' come avere determinate vocazioni o i chocobo nei giochi della Square. E adesso siamo diventati dei cappelloni. Con la spada laser praticamente. Carina la cosa, poi avremo un party fino a quattro personaggi, anche se in realtà sono creature da quello che ho capito, perché i personaggi umani, quei pochi che troveremo, sono una categoria a parte.
Ok, quindi vediamo. Ah, devo per forza scegliere quello che mi dice adesso. Ok, come difficoltà è... Questo, bisogna appunto scoprire quali sono le sue debolezze. In realtà l'ho già ucciso, solo che per il tutorial rimane... Tra l'altro ho visto adesso che sono proprio le dita che diventano la spada. Carino, forse in modalità sicura un po' esagerata. Ah, adesso vediamo. Ah, level up è automatico, non posso settare i punti nelle caratteristiche. Però più avanti dovrebbe esserci... Ah no, me lo fa segnare. Ok. Aumentiamo la forza. Ok. Detto una cazzata. E poi più avanti sicuramente si possono avere altre forme e si possono appunto imparare diverse tecniche per avere un range di attacchi molto differenziato, perché naturalmente bisogna essere preparati a puntare e a sfruttare le debolezze di diversi elementi. Quindi fare una build con un solo elemento di solito non è utile. ナホビノと呼ばれる存在となった。この安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。この世界を把握するために。 Ok. E qua appunto si entra nell'open map. Ok, per adesso intorno a noi non c'è nient'altro. Devo dire comunque che graficamente non mi dispiace, perché ad esempio provando Monster Hunter Stories 2, che dovrebbe essere uscito praticamente lo stesso anno su Switch, insieme a Shin Megami Tensei 5, c'è una bella differenza tra i due giochi. Va bene che puntano a un pubblico diverso, però oddio, corre come Naruto con le manine all'indietro. Ok. Mietaka. So. Sore. Magatsuki wa warera ni totte mo chikara to naru. Allora, i verdi per i punti vita, i gialli per i PM e invece i rossi per le abilità speciali. Ok, qua naturalmente ce n'è uno per e se li piglia in automatico. Ok, corriamo come Naruto. E
Vedere se ce ne sono altre in giro, perché si vedono comunque quando ci arrivi molto vicino. Infatti, mi dicevo, questa non è proprio un open map perché alla fin fine, anche se sembra un deserto, posso andare solamente nel canalone indicato. Non posso realmente muovermi con grande libertà. Ok, già sento ridere. Ok, sono forzieri. Ecco, già qui c'hai l'attacco di opportunità. Bisogna vedere se i nemici sono sullo schermo oppure no. Perché ad esempio Monster Hunter Stories non ha l'attacco di opportunità, ma al massimo devi prenderli da dietro, suona malissimo, così da avere un vantaggio. Shounen, mite hoshii. ここはかつて東京と呼ばれていた。しかし、時が過Ok, un tempo ぎ、si 悪魔chiamava がバックスを魔Tokyo, 界と化したとき。però boh, adesso non più.少年、君の疑問、私が覚えていることは、かつてこの地で天使と悪魔があの東京タワーの前で遭遇。だが、その後の記憶データが破損している。覚えていることは君を少年、このまま共に記憶の最後に残るあの場所へ行けば。Ok, carino, così anche un po' scoprire cos'è successo. Però, diciamo, manca il collegamento, o meglio, nel 3 ti fa vedere che è successo tutto proprio perché era, per così dire, predisposto, l'evento scatenante. Qua invece è successo un po' a caso, e però sembra che sia successo 5 minuti fa, ma 目の siano 前に passati見えdei る青い光secoli. を走ろう。データ照合の結果、流血とは、大地の霊力が溢れ出た場所で、触れるも Ok, のを癒すだけnel では3なく、c'erano invece le 望むものを campane, 異なるdi 場所へpreghiera 一dove 瞬で飛andare ばす力appunto もあるそうだ。a salvare qua. Ci 先の戦いの疲れもある。cura anche, ok. が舞い込んできやがった。Ok, e questa è la stranezza di alcune ここはsituazioni, どdi こalcuni だ。personaggi a rendere i giochi ここは俺dell'Atlus fin 様のda 趣味かdai よ。tempi antichi, per così言っての dire, 通り、珍molto しいものを stravaganti 集e めてるからな。interessanti. 普通のやつが来られないところにこうやって住んでるNon のさ。sono i classici giochi fantasy, per così しdire, かallaしお前D&D変わったcomeな、ジョerano アいだが。primi Final 一つ Fantasy のe i primi 体に Dragon 二つの意Quest. 志を感じるぞ。気に入ったぜ。Diciamo che non è Igor, però ha俺はcomunque il suo ユスカー。perché. お前には俺の持つ品を何でも譲ってやるぜ。もちろん優勝だがな。で、お前、そのために流血の力を利用し、ダバッカさえ払うなら何でも打つ。Vediamo un po'.
Ok. Prendiamo 3 medicine, dai. Caldo, c'è un limite agli oggetti che puoi avere. Questo già mi piace un po' di meno. Ok, quindi una cosa di collezionabili. それなりのマックを払ってく。予想外の出会いもあったが、東京タワーへ向かう間に頼まれたミマ。 Ok, adesso c'ho anche quegli oggetti. Ah, ok. Non c'è niente, mi metti una zona così particolare, non c'è niente. È vero, si salta con il cerchio, che non è comodissimo. Ah, la vista aerea è proprio una vista aerea, però ti segna anche il forziere. Carina. Molto introduttiva come parte. Inquietante che ha il corpo tipo da bambino scimmia. Ok, però già mi dice, no, hai trovato questo che ti servirà. Non ti dico a cosa ti servirà, ma ti servirà. Ok. Vediamo se mi ringrazia. Questo è proprio da tutorial, era 3 passi più avanti. Vediamo quanti ce n'è da trovare. Solo 200? E potrebbero non essere magari neanche tutti. Ok. Allora, vediamo un po'. Manuale dello studente che non serve a niente. L'essenza che però non la posso usare ancora. Mi spiegheranno più avanti. Le missioni non si sa. E il sistema mi permette ancora di salvare. Qua posso salvare ovunque. Ci sono anche i tutorial. Ah, sono cose mi sa che ho già visto.
Alcune no, in realtà, perché ce ne sono un botto. Ok, col triangolo scopriamo appunto le varie, diciamo, gli obiettivi. Ah no, devo fare il giro dall'altro lato per forza. Lì c'è un altro cosetto. Vediamo se me lo fa catturare. Ok, quindi ci serviranno tipo Pokéball per catturarli. Ok. Ok, casualmente. Potrei anche dargli delle altre risposte, però... La fatina pixie è tipo uno dei simboli della serie, presente in tantissimi giochi. Migoto da. Kore kara mo nakama ni shitai yakuma ga ireba. Analizza, me la fa vedere. Le altre abilità, poi si possono fondere un po' come le persona e quindi puoi creare dei mostri personalizzati facendogli ereditare alcune abilità specifiche. Ok. Voglio andare a prendere la cassa. Akuma to tatakau sai wa jibun kara ken de kiri kakaru beki da. Ok, c'è l'attacco appunto che ci dà il vantaggio. Ok, praticamente gli one shot. Quanto danno mi fai? Niente, io volevo parlarci.
Bello, e parla con i rutti molto bene. Mi ha dato un po' di soldi. Ok. E così abbiamo un altro mostriciatto dalla nostra parte. E prende anche lui punti esperienza per essersi sconfitto da solo. Bene. Lo slime feccia la pixifata. Faccio un botto di danno davvero devastante. Considerando che hanno tipo 40 punti vita, gli faccio 200. Ah ecco, qua infatti però... non puoi scegliere quali abilità prendono loro, ok, infatti. E insomma, questo è almeno l'inizio di Shin Megami Tensei 5 Vengeance, partendo con la storia base. È intrigante perché ha una storia che sicuramente è molto diversa da quella dei classici... JRPG fantasy, perché anche quelli che vanno sulla fine del mondo, sull'apocalisse, il Ragnarok, hanno sempre quello stile fantasy epico. Qua invece è un post apocalittico pseudo contemporaneo con comunque dei design molto particolari. Anche nel 3 aveva tutti i tatuaggi luminosi, qua invece hai la tuta con le strisce appunto fluorescenti. I mostri, alcuni sono simili in tutti i giochi dei Megami Tensei e dei Persona, però poi ci sono, almeno nei trailer e nelle anteprime, ho già visto alcuni boss davvero molto caratteristici. E diciamo che... possiamo anche salvare e tornare al menu principale. Perciò direi che come prime impressioni sono state molto positive. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E insomma, tre JRPG molto interessanti lo stesso giorno. I video, anche se li ho fatti più o meno in sequenza, li pubblicherò pian piano. E nel frattempo intanto mi dedicherò principalmente a Monster Hunter Stories HD, ma parallelamente cercherò anche di andare un po' avanti a questo Shin Megami Tensei 5, che nella sua versione Vengeance sembra molto ma molto interessante, considerando che sino poi all'inizio di luglio non ho altri titoli come novità che mi interessano. Ho recuperato un botto di giochi vecchi, però come novità mi dedicherò solo a questi. Detto ciò, quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.